Terza missione di Surgery for Children a Gaza, 26 maggio, 3 giugno 2016. Introduzione alla missione. Anche la terza missione a Gaza di Surgery for Children è stata preceduta, come le scorse, dagli inviti dell'Autorità Nazionale Palestinese e del PCRF, un'associazione statunitense che coordina equipe mediche straniere con l'obiettivo di offrire ai bambini palestinesi cure chirurgiche non disponibili in loco. La situazione a Gaza. Nella striscia di Gaza, economia, organizzazione sociale e sviluppo di competenze professionali sono fortemente condizionate da anni di guerre ed embargo. Nonostante i medici non manchino e ci sia un buon numero di ospedali discretamente equipaggiati, la qualità dell'assistenza sanitaria è molto scadente. Di fatto, per la popolazione, che ha un'età media molto giovane, è sempre più difficile ricevere le cure necessarie, ed il destino di tanti pazienti con malattie gravi dipende o dalla possibilità di trasferimento in altri paesi o dall'arrivo di professionisti esperti dall'estero, che oltre a curare pazienti possono anche supportare i medici locali nella loro formazione. Questo soccorso medico internazionale riguarda soprattutto specialità pediatriche, tra cui la chirurgia ricostruttiva per malformazioni congenite, che a Gaza hanno un'incidenza molto elevata. Proprio in quest'ambito è stata richiesta la collaborazione di Surgery for Children. Chi ha partecipato alla missione? Hanno partecipato alla missione di Gaza 2016 il dottor D'Agostino, chirurgo pediatra di Vicenza, ed il professor Cigliano, chirurgo pediatra di Napoli, entrambi alla terza esperienza a Gaza. Con loro c'era il dottor Raffaele Aspide, anestesista di Bologna, nella sua prima missione a Gaza. Ai tre volontari di Surgery for Children si sono aggregati anche due chirurghi generali napoletani, Luciano Keller e Pierluigi Cioni, i quali avevano preso contatto direttamente con il PCRF. L'arrivo a Gaza. Superato con la solita apprensione il valico di Erez, una fortezza imponente con alti muri grigi, tornelli, inferriate e schiere di inflessibili militari israeliani, si entra nella terra di nessuno. Non alberi, non persone, qualche rado arbusto cresciuto a stento nella sabbia, circondato da detriti di cemento armato e mucchi di ferro arrugginito. L'unica via possibile all'uscita dall'ultimo tornello è un lungo corridoio, delimitato da una fitta rete metallica e controllato da telecamere indiscrete. Si sviluppa per circa 2 chilometri fino a un polveroso e disordinato agglomerato di container che formano la frontiera di Gaza. Ad attendere il gruppo c'è Sahil Flaif, referente locale del PCRF, che si è offerto di accompagnare i medici di Surgery for Children allo Shifa Hospital, il più grande ospedale della striscia di Gaza. Lungo la strada, sporca, polverosa e disordinata, le macchine sono poche e si incontrano per lo più carretti sgangherati trainati da asini, tipico mezzo di trasporto locale. Incredibilmente, non sembrano esserci tracce delle distruzioni causate dalla guerra del 2014, ben evidenti invece solo 12 mesi prima. La ricostruzione, racconta Sahil, è uno dei tanti regali del Qatar al popolo palestinese. Lo Shifa Hospital. Ad accogliere i medici in ospedale c'è il dottor Ismail Nassar, responsabile di uno dei due reparti di chirurgia pediatrica di Gaza. I sorrisi sono calorosi e gli abbracci fraterni. Nei corridoi, in attesa, c'è la solita folla di pazienti con le proprie famiglie. Alcune facce, già note, sono sorridenti, altre hanno sguardi cupi e preoccupati. È il momento più intenso e coinvolgente dell'intera missione, quello che racchiude il senso più profondo dell'attività di Surgery for Children: rendere disponibile sapere ed esperienza professionale a deboli senza colpe, ed offrire speranze a bambini sfortunati senza opportunità di cure. Le visite continuano ogni giorno ininterrottamente dalle 15 fino alla mezzanotte. Alla fine saranno 60 i pazienti visitati, molti dei quali già operati una o più volte senza successo. Le aspettative, sia da parte delle famiglie che dei colleghi, sono enormi, ma è evidente purtroppo che non tutti potranno essere operati. Gli interventi, alcuni della durata tra le 5 e le 9 ore,
procedono fino a notte inoltrata. Alla fine della settimana i bambini operati saranno 15. Di fatto, una missione all'anno non basta e ne viene richiesta con insistenza una seconda, già per gennaio 2017. All'insegna di collaborazione e formazione. Gli interventi vengono effettuati sempre insieme ai colleghi locali, con i quali il clima di collaborazione migliora anno dopo anno. C'è massimo rispetto reciproco e con il tempo si è creata piena sintonia, soprattutto con il dottor Nassar, che, abituato al confronto con i vari professionisti che passano per la sua terra, dimostra doti di grande umanità, non comuni in un contesto duro come la Striscia di Gaza. Rispetto all'anno scorso, l'ospedale è stato ampliato con la costruzione del secondo padiglione chirurgico. Gli interventi si svolgono in una delle 12 nuove sale operatorie adibite alle chirurgie specialistiche, attrezzate con strumentazioni d'avanguardia grazie a donazioni internazionali di varia provenienza. Tutta la comunità medica dell'ospedale non perde occasione per dimostrare apprezzamento e gratitudine per l'opportunità di confronto avuta con medici di differente background professionale. Guide di valore capaci di soddisfare una sete di sapere fondamentale per il miglioramento degli standard operativi dell'ospedale e per la rinascita di un paese in cui i bambini non devono smettere di sognare.